Mancano poche ore e ci sarà il debutto ufficiale di calciotime.com, nuovo contenitore sportivo quotidiano di notizie nazionali che viene curato da Edit Freedom, di cui Antonio Boellis è il presidente. Parlaci di questa nuova iniziativa editoriale. Sì, un quotidiano online che partirà ufficialmente questo pomeriggio intorno alle 16. Lo scopo un po' è quello di ridare un po' di passione e sentimento a un mondo, quello del calcio, che ultimamente di passione ne ha poca, e soprattutto di passione e sentimenti ne ha poche. Poi siamo in pieno sciopero calciatore, quindi direi che partiamo con il piede giusto o sbagliato a seconda dei punti di vista. È un'idea che nasce dal gruppo G-Sport, che di fatto è l'editore del quotidiano Calcio Time. La parte redazionale è gestita qui da Parma dalla cooperativa Edit Freedom, che dal 2004 è insomma operativa nel mondo dell'editoria cartacea e online. Darete spazio soprattutto alle squadre di G-Sport, arrivati a questo punto, a partire dal Parma, che è naturalmente la più forte, oppure ci sarà così par condicio con tutte le formazioni di A, B e Lega Pro? No, l'idea è quella di una par condicio generale, insomma, di dare spazio un po' a tutti. Poi è chiaro che nel mondo del calcio i tifosi e la quantità di tifosi più delle volte creano anche la scaletta di un giornale, quindi priorità ai grandi club, ma un occhio di riguardo anche ai piccoli e a quelli che ovviamente fanno parte del gruppo G-Sport. Cosa proporrete? Ma proporremo un racconto giornaliero di quello che è la normale attività di tutte le società calcistiche, dalle conferenze stampa ai notiziari, alle interviste di giocatori o allenatori in attività e non, un quadro completo sulla giornata calcistica, speriamo in modo passionale ma anche in modo breve e conciso. I vostri competitor sono i siti anche che danno notizie di mercato, oppure vi ritenete molto più generalisti? No, diciamo che è inevitabile entrare in competizione con quelli che sono i quotidiani online presenti già sul mercato italiano. Il calciomercato è indubbiamente uno dei punti di forza un po' di tutti, dai quotidiani cartacei a quelli online, ed sarà anche uno dei punti di forza, spero e mi auguro, di Calcio Time, anche perché poi il calciomercato credo che dipenda anche molto dalla credibilità e dalla certezza delle notizie che vengono scritte.